cerco di parlare. Funziona, sì, mi sentite. Cerco di parlare il meno possibile, e come vedete mi sono portato nessuna presentazione, ma solo una mappa mentale. L'argomento della mia chiacchierata sarà modificato ovviamente dalle cose che abbiamo sentito stamattina, perché è inutile che poi ci ripetiamo delle cose che ci siamo già detti. Allora, in primo luogo volevo fare un po' il bilancio della mattina, che mi pare sia stata una mattina molto, molto ricca, molto densa, un po' ci ha messo un po' alla fame a un certo punto e un po' al caldo. E forse abbiamo presentato un po' troppo e discusso un po' poco, ma questo sta nell'ordine delle cose, era quasi scontato. E ci siamo promessi di non farlo, ma non ce l'abbiamo fatta più di tanto. Questo perché? Perché questo seminario, come ci siamo detti stamattina, è in realtà una specie di punto di partenza di un percorso che ci porterà, se ce la facciamo naturalmente, se teniamo duro, che ci porterà poi a poter distendere tutti gli argomenti che ci sono stati, che cercheremo di mettere a cuocere su questa graticola in una cosa più ampia che duri, diciamo, più o meno una settimana o qualche giorno almeno. E per questo stamattina, adesso Cinzia non c'è, ma ci siamo anche permessi un po' di stoppare sul nascere una discussione che era potenzialmente molto interessante, naturalmente, perché l'argomento non è tanto quello di sviscerare oggi problemi, quanto quello di mettere a fuoco dei problemi, diciamo fare un indice ragionato dei problemi, per intenderci. Secondo punto, molto rapidamente volevo ritornare sull'aspetto storico di questa vicenda, non perché siamo così particolarmente affezionati alla storia, ma perché a volte riflettere su cosa c'è alle nostre spalle ci aiuta a capire perché siamo finiti lì, perché siamo finiti qui, anzi, dove ragionevolmente possiamo pensare di andare. Per le persone più giovani, ricordo solamente proprio alcune date, i famosi 15 anni che ci separano dall'inizio di questa vicenda, più o meno il 94-95, per me un po' di più, come avete visto dal Compis, una decina di anni in più, sono stati anni un po' cruciali, perché ho preso come punto di inizio il 94-95, perché il 94-95 è la prima volta in cui noi abbiamo pubblicamente cominciato a riflettere un seminario a Pontignano, che tutti quanti potete poi anche, credo, scaricare sul sito del Bibar, che normalmente non si apre. Si chiamava GSE Internet, ma qui bisogna fare, diciamo che il nostro sistema di rete non è particolarmente friendly rispetto alla rete, al web 2.0, va bene. Ok, chiudo tutto, va bene così. Si chiamava GSE Internet e, come avete visto, è curioso, ma a 15 anni di distanza la chiacchierata di stamattina ritorna lì, e ci ritorna ancora su questa dicotomia, sulla ricerca, come dire, di un punto di contatto fra queste due realtà. Fra un momento vi dirò perché sono due realtà che sono andate in qualche maniera a separarsi. Poi che cosa è successo? È successo quello che ho accennato brevemente nella discussione di stamattina. 97-99 sono due anni importanti in questa vicenda, perché sono gli anni in cui noi abbiamo lavorato insieme, Marco ed io, soprattutto Marco ed io, inutile negarsi, nascondersi dietro un dito, insomma, perché poi i nostri sponsor reciproci erano due grandi professori che per motivi diversi sono andati via da questa università. E che, diciamo, hanno dato degli impulsi, ma non erano poi in grado, come dire, culturalmente di seguire questa vicenda, e in cui abbiamo impalcato la vicenda dei sistemi informativi territoriali. È stato oggetto di due finanziamenti anche abbastanza significativi in termini economici, e lì c'è stata la, diciamo, ci ha portato fino alle soglie di quel famoso 2000 di cui parlava Marco nella sua introduzione.
Il 2000 è l'anno in cui forse i percorsi si sono separati, perché da quell'anno lì il gruppo di ricerca di Marco e di Riccardo Frankovic ha diciamo, optato per la prosecuzione di una linea di ricerca. Il gruppo di ricerca coordinato da Daniele Malacorda e in parte da me ha invece optato per un'altra diciamo, opzione di ricerca, e contemporaneamente, per quanto riguarda stringentemente il mio MEI, insomma, il gruppo che faceva più direttamente riferimento a me, il 2000-2001 è stato l'anno in cui io ho smesso di lavorare a Populonia, e ho smesso di lavorare a Cripta Balbi, cioè a Cripta Balbi, quella si chiamava la Portico Sminucia, e sono entrato in una dimensione completamente nuova, che è quella rappresentata dallo scavo di Cortina. Avevo già accennato stamattina su come poi le idee nascono anche a seguito dei contesti in cui uno si trova ad operare, e la relazione, la presentazione molto rapida di Mirko per Ipimeno ha messo in chiaro alcuni punti che sono dei punti in qualche maniera di, come dire, di non voglio dire di arrivo, ma di riflessione attuale del gruppo di ricerca dei nostri amici medievisti, e che sono stati un po' paradossalmente dei punti di partenza per noi quando noi ci siamo mossi sul terreno Gortinio, perché lo scavo di Cortina ha posto immediatamente, fortemente, dei problemi quali quelli a cui Mirko accennava stamattina, non mi ricordo, mi perdo le informazioni. Avevamo per la prima volta la necessità di far fronte a uno scavo che stava a qualche migliaio di chilometri di distanza ed era irraggiungibile. Quindi quella immagine che Mirko diceva stamattina, noi non abbiamo tempo perché scaviamo sempre e quello che prendiamo dallo scavo poi rischiamo di dimenticarlo, a noi ci si è posta molto prima, perché noi sapevamo dove era la roba, ma era irraggiungibile, e questo ci ha portato verso una linea di riflessione. Questa linea di riflessione si è saldata a quello che era successo durante questi anni. Non vi spaventate, ho messo molte cose in campo, ma non ve le propinerò tutte. E intanto abbiamo già parlato di tempo stamattina. E questi 15 anni sono stati 15 anni tremendamente vorticosi, non solo al nostro interno, ma nel sistema generale. Ora, non abbiamo molto tempo, non ve lo faccio vedere tutto, ma questo l'ho pescato l'altro giorno in internet, e mentre noi facevamo quel seminario su GSE Internet, questo è un pezzetto di una trasmissione americana in cui questi signori si chiedono: ma che cos'è questa posta elettronica? E questo at, come si traduce? At, about, ma che cosa vuol dire? E c'è un tecnico, loro non lo sanno, e c'è un tecnico che gli dice sì, significa qualche cosa, è qualcosa di simile come la posta. Negli stessi anni, o poco prima, con Daniele Malacorda, io arrivai da Daniele Malacorda e gli dissi: Daniele, c'è questo problema dei modem, e possiamo comprare un modem, ognuno lavora a casa nostra, a casa sua. Il modem, lo dico sempre per gli amanti del modernariato, era una specie di guscio plastico dentro cui si metteva la cornetta del telefono e il sistema modulava e demodulava, cioè traduceva gli impulsi elettrici cioè traduceva gli impulsi sonori in impulsi elettrici, eccetera. Insomma, io andai da Daniele dicendogli: Daniele, compriamoci questa cosa, possiamo lavorare ognuno a casa vostra, a casa nostra, o tu a Siena, io a Roma, senza valutare i costi minimamente di tutta questa roba, e pensavamo di poter risolvere il problema. Avevamo più o meno questa faccia, la faccia di Daniele era più o meno questa. In questi 15 anni sono passate molte cose. Come vi dicevo, io lavoro molto per mestiere, ovviamente, mi occupo di questo, sul rapporto fra teoria, metodologia e prassi operativa. Queste tre cose stanno ovviamente sempre insieme. Uno pensa in un modo, pensa di agire in un modo da questo derivato e poi agisce operativamente di conseguenza. Che cosa è successo in questi anni a livello, fra virgolette, teorico? Vado molto velocemente. Stamattina abbiamo parlato di processualismo, post-processualismo. C'è stata una fase sancita, di cui è stata sancita la fine un anno fa in un seminario del CNR sull'informatica applicata all'archeologia,
quella dell'operatività non riflessa, in cui molti degli interventi di quel seminario internazionale, un seminario anche di livello molto alto, era intitolato, molti degli interventi erano intitolati alla sperimentazione. C'è stato un momento in cui tutti abbiamo sperimentato. E era un mondo totalmente nuovo in cui ognuno andava in giro a cercare riflessioni. Nel frattempo però il dibattito teorico era andato molto avanti perché erano arrivati in forma mai riflessa, mai discussa in Italia, anche i due corni della questione, cioè il processualismo e il post-processualismo. Io qui li ho tradotti in due slogan, quello del processualismo implicito, quello, come definiva stamattina Marco, quello di Martin Carver, un processualismo pragmatico, no? Cioè, da qualche parte bisogna andare avanti con lo scavo, e che parte dall'idea che il passato sia conoscibile, con tutti i limiti che qui ha accennato stamattina Alessandra, che però il passato sia là e sia una cosa conoscibile. Nel frattempo tutti quanti noi, almeno io, ero stato molto attratto che dal fatto, dalle idee soprattutto dei post-processualisti più inglesi che americani per la verità, che in realtà ci fosse un larghissimo spazio per l'interpretazione e un larghissimo spazio legato proprio alla comunicazione. Questo dibattito teorico non ha avuto fortuna in Italia e qualche volta ci abbiamo anche provato. Se avete voglia di andarvi a guardare il libro su il libro sull'archeologia teorica. E nel 99 abbiamo fatto questo seminario, ma non ha avuto un grandissimo successo perché l'introduzione di Nicola Terrenato era piena di buone intenzioni, e voleva portare il dibattito teorico, ma lo potete scaricare e leggere quando volete naturalmente, ma dal nostro stesso interno, Daniele Malacorda, c'era un'attenzione abbastanza limitata a questa vicenda. E quindi che cosa è successo? Che in realtà la teoria in Italia, l'approccio teoretico alla conoscenza archeologica è rimasto sempre serenamente sganciato dall'operatività. I lavori di archeologia teorica in Italia sono pochissimi, di origine italiana c'è sostanzialmente poco più che il librettino di Enrico Giannichedda oppure le elucubrazioni di una persona a cui tutti siamo molto affezionati ma che non è sempre chiarissimo nel suo pensiero, come Armando De Guglio. Però diciamo non c'è stata una grande riflessione teoretica su questo. E questo si è un po' riflesso ovviamente su tutto quello che noi abbiamo fatto in archeologia, ovviamente, e anche, ivi compresa, quello che noi abbiamo fatto nel rapporto fra archeologia e nuove macchine, nuovi media, nuove prospettive di ricerca. Faccio sempre molta rapida sintesi per dire dove, che cosa un po' è successo, no? Marco, forse no, stamattina Vittorio ha un po' raccontato in nuce questa cosa sulla base dell'esperienza dell'IAM, ma è un'esperienza molto generalizzabile tutto sommato, a livelli diversi, perché l'IAM, inutile nascondercelo, ha rappresentato in questi anni, soprattutto nel panorama italiano ma anche nel panorama internazionale, un punto in cui riflessione e operatività si saldavano, uno dei pochi posti al mondo in cui da cui sono usciti, oltre che bellissime idee, anche programmi che giravano. Però appunto è stato anche uno dei posti in cui noi abbiamo potuto vedere delle linee di ricerca che erano, a volte non sono mai state praticate nemmeno dall'IAM, a volte però in un panorama generale abbiamo potuto vedere delle linee di ricerca che sono andate perdute, per esempio quelle dei programmi esperto. C'è stato un momento in cui noi abbiamo pensato che le macchine potessero imparare, c'è stato negli anni 70 soprattutto, prima addirittura di questa vicenda, pensavano che le macchine potessero imparare. Oppure quella dell'analisi automatica dei dati, che è un esperimento interessante, Marco ha fatto vedere a un certo punto una rete neurale, eccetera. Sono esperimenti estremamente interessanti, ma che partono da un presupposto dannatamente processualista, che i dati archeologici esistano e che quindi
possano essere processati in qualche maniera, siano vivi insieme a noi, possono essere visti lì, quindi basta misurarli e poi farli processare da una macchina. Queste linee di ricerca oggi mi sembrano abbastanza desuete. L'altra linea di ricerca molto forte è stata quella, ne ha già parlato molto Marco, stamattina non mi ci fermo, dei programmi specifici dedicati, è stata una linea di ricerca che per esempio l'IAM ha abbastanza perseguito nella sua prima fase, da cui più o meno tutti siamo usciti, insomma, con tempi diversi. L'idea di cui parlava stamattina Vittorio, della struttura top down, cioè che c'è un luogo centrale che decide qual è la cosa giusta da fare e poi da quello discende tutta l'operatività, sono i famosi sistemi integrati di gestione, ce ne sono stati moltissimi, hanno avuto un ruolo storico fondamentale, poi si sono esauriti perché nessun gruppo di ricerca era oggettivamente in grado né di imporre i propri standard sul mercato né tantomeno di resistere all'impatto della desuetezza tecnologica di cui si parlava prima. Cioè a un certo punto siamo resi conto che le macchine andavano, lo sviluppo delle macchine andava ad un ritmo che nessuno di noi era in grado di concepire. E lì c'è stato un momento in cui siamo in parte ancora inseriti, che è quello delle visioni molto parziali. Stamattina si è visto per esempio molto, si è parlato un pochino di iPad, che è un gioco molto interessante che mi ha molto attratto e su cui bisognerà però che noi cominciamo a sviluppare una riflessione. L'iPad io penso sia ancora una macchina largamente sperimentale messa sul mercato in questi termini perché c'è una logica di mercato dietro, questa la conosciamo tutti, ma che sia un punto di partenza di una cosa che ha uno sviluppo che, se campa Steve Jobs, questo è un problema diverso, potrebbe avere uno sviluppo straordinariamente importante. Al momento che cosa fa sta benedetta macchinetta? Questa macchinetta fa qualche cosa che facevamo, è in una fase diciamo un po' pre-informatica, dell'alba dell'informatica, fa sostanzialmente quello che potevamo fare a mano, ma lo fa lei, però con dei software suoi. Stamattina la cosa ci è stata rappresentata con grande interesse, con grande chiarezza. Io mi sono portato questa, che l'avrete vista tutti, a parte la consistenza muscolare della signora australiana, no, non so se sono americani, californiani, canadesi, insomma. Questo è un filmato, una cosa pubblicitaria ovviamente dell'Apple che vende se stessa dicendo guardate si può usare sullo scavo, ma poi in buona sostanza che cosa ci si fa sullo scavo? Ci si fanno con delle applicazioni nuove, cioè delle applicazioni interne, le cose che facevamo tranquillamente a mano, cioè un diagramma stratigrafico, questo è il buon... C'era Modogo dell'American Academy of Rome, che fa una cosa molto carina, ma che, di cui francamente non si sente la mancanza, di stare sullo scavo con quattro cocci già lavati e un diagramma stratigrafico messo sulla macchinetta a studiare i cocci. È carino, interessante, divertente, va benissimo per fare la pubblicità di Apple, ma forse qualche strada in più bisognerebbe provare a svilupparla. E sull'altro versante c'è il versante opposto, cioè le centinaia di ipotesi di lavoro, di idee che non hanno mai trovato un'applicazione e che quindi non girano. Attualmente su che livello siamo? Questi due corni del problema, cioè quello del mondo comune e quello degli archeologi, si sono un po' ricongiunti su un tema centrale, per quello ci è venuto in mente di mettere al centro di questa chiacchierata di oggi il web 2.0, perché le due parole chiave che sono venute fuori anche stamattina da tutti gli interventi sono quella, la parola chiave fondamentale è comunicazione, la seconda parola chiave che è un pochino più complessa è networking, cioè la possibilità di fare rete e quindi di far circolare l'informazione in termini, come dire, non unilaterali, era l'argomento del mio ultimo brevissimo intervento, non dal produttore al consumatore, ma di creare una rete che permetta a tutti di entrare nel sistema di produzione della conoscenza, di entrare da protagonisti al sistema di produzione della conoscenza. In questa prospettiva è venuta fuori la nostra,
la nostra ipotesi progettuale. La nostra ipotesi progettuale ve la racconto molto semplicemente, perché poi gli altri miei amici e compagni di avventura ve la racconteranno molto meglio. E siamo partiti esattamente da quel punto che descriveva Mirko poco fa, e come vi dicevo, noi ci siamo trovati improvvisamente di fronte a una avventura intellettuale, come sono tutti gli scavi, che aveva però delle caratteristiche. Prima caratteristica era che era a Creta e che quindi ci aveva imposto dei problemi molto grossi di gestione della documentazione, che non ci aspettavamo di avere. E intanto perché intanto potevamo stare a Creta 3, 4, 5 settimane all'anno, non di più. E un po' per vincoli economici, costicchia, un po' per vincoli giuridici da parte delle autorità greche. Due, e quindi dovevamo, come dire, velocizzare al massimo tutto e tendenzialmente ridurre tutto, al nocciolo. Secondo problema, Creta era distante e il rischio grosso di dimenticarsi era enorme, di non poter ricontrollare. Tenete presente che i nostri cocci sono a Creta e non possono essere portati qui, le nostre monete sono a Creta. Terzo elemento, scavavamo a Creta in quel contesto di cui vi dicevo prima, scaviamo un pezzo di una città tardoantica bizantina e scaviamo un macro problema, una grande città tardoantica bizantina, in un macro problema, una città dentro Creta, che è l'isola più grande del Mediterraneo centro-orientale, in un macro problema, macro problema, che è la transizione dal tardoantico all'alto medioevo, in termini occidentali, al mondo bizantino nel Mediterraneo orientale, con un enorme problema che è la fine della città antica. Tutto questo sta concentrato sul singolo oggetto che noi andiamo a scavare. Questo è il problema che ci siamo posti. Quindi, quello che dovevamo documentare, che cos'era? Ultimo punto, che era poi analogo a uno dei punti che aveva evidenziato stamattina Mirko, era la necessità di permettere al gruppo di lavoro di condividere la costruzione dell'informazione sempre e comunque. Non esisteva ancora Facebook, questo per noi è stato un vantaggio, e abbiamo dovuto inventarci un social network fra noi, con un'arma differente che è rappresentata da una piattaforma Wiki. Secondo punto rilevante è che questa cosa è avvenuta a partire dal 2001. Nel 2001 sono cominciati ad uscire, 2002, lo scavo cominciava nel 2002, e diciamo la nostra transizione è avvenuta tra, al posto preciso, socialismo duro, intendo dire, è avvenuta tra il 2002 e il 2004. Le date hanno sempre un senso. Noi a Creta lavoriamo per conto della Scuola Archeologica Italiana d'Atene, in collaborazione con la Scuola Archeologica Italiana d'Atene, e i rapporti con il mondo, con la burocrazia greca, con il governo greco, con il Ministero della Cultura greca, li tiene la Scuola Archeologica Italiana di Atene. Quando siamo arrivati ad Atene per prendere le consegne, io mi sono arrivato lì col mio bagaglio di conoscenze di chi aveva gestito scavi urbani anche di un certo livello come la Cripta Balbi, e quindi con le nostre operatività consolidate, documentazione di singole comunità stratigrafiche, disegni, foto, quello che sappiamo fare tutti. In epoca pre-informatica, siamo ancora al 2000, non esistevano ancora le macchine digitali, per intenderci, macchine fotografiche digitali. Sono arrivato lì e mi hanno detto: benissimo, lei deve fare un diario di scavo. Un diario di scavo? Ma siamo pazzi? E la risposta dell'archivista implacabile di Atene è stata: il governo greco vuole un diario di scavo, lei mi fa un diario di scavo. Punto, non si discute. Vuole fare le schede? Faccia le schede, ma lei mi deve dare un diario di scavo. Io ho alzato gli occhi e ho guardato l'archivio della scuola di Atene e lì c'erano i diari di scavo di Federico Alber, di Pernier, di tutti quelli che avevano scavato, che avevano costruito l'archeologia italiana del Mediterraneo. Mi è venuta una pelle d'oca alta così e ho detto, il mio ego si è sentito molto stimolato e ho detto: vacca boia, ci finiscono anche i miei diari di scavo. Bello, interessante. Terzo punto, 2001,
Il divino Ian Odder, che è il profeta del post-processualismo britannico, nel 2001 si decide a uscire dalla torre eburnea della iperteoria. Era già uscito dalla iperteoria nel 1995, grosso modo, quando aveva scritto un libro che traduceva il suo Reading the Past, leggere il passato, in termini di scavo, e entra direttamente nelle procedure. 1986, se non ricordo male, Reading the Past, forse sbaglio, 1995 il libro sullo scavo, 2001 il libro sullo scavo di Çatalhöyük, Çatalhöyük è il grande sito dove scava Odder, e in cui lui comincia a parlare di procedure, racconta come lavorano, e lì c'è stata una seconda illuminazione, perché noi abbiamo taroccato procedure da Ian Odder. E questo ci ha permesso di saltare tutti dei passaggi, perché siamo arrivati a valle di cose che Ian Odder aveva già fatto, e quindi noi siamo limitati semplicemente a copiare. Per esempio, alcuni concetti fondamentali, che sono diventati poi fondamentali nel nostro modo di procedere e poi strutturalmente nel nostro modo di lavorare sulla rete, sono stati per esempio quelli della molteplicità, della multivocalità, l'idea che ciascuno di noi dovesse registrare le sue impressioni in diretta sullo scavo, noi l'abbiamo presa nel 2003, credo, se non ricordo male, ma non perché fossimo dei geni, perché io l'ho letto su un libro di Ian Odder. E lui mi ha detto, guarda, fai così. E io ho detto, ma ci provo e vediamo che succede. Da lì c'è stata tutta una serie di evoluzioni, ma ci siamo posti un problema. Ci siamo posti un problema che era quello di capire come questa cosa si potesse tradurre, cioè tutto questo insieme di cose, di condizioni, si potessero tradurre in uno strumento che ci consentisse di governare l'insieme di queste cose. Avevamo tante cose da governare che purtroppo, o per fortuna a posteriori, non coincidevano più con l'oggetto misurabile. Il mio problema, il nostro problema, era non avere una precisione assoluta, che è, diciamo, ottenibile con le macchine, sull'oggetto, ma avere contemporaneamente l'oggetto e l'insieme di riflessioni che stanno dietro l'oggetto, che possono essere esercitate solo in quel momento e in maniera irripetibile, e che devono essere poi rielaborate da tutt'altra parte del mondo senza aver più accesso all'oggetto. Questo è lo strumento che ci ha portato a rispolverare alcune cose che ci sembravano desuete e che invece si sono rivelate paradossalmente l'uovo di Colombo. Noi non pensiamo di avere in mano la verità, pensiamo che stiamo facendo un esperimento che ha dei pregi, molti pregi secondo me, e dei grandi limiti, perché legati soprattutto al fatto che è un esperimento in transizione continua, cioè che è iniziato con un'idea. Quando abbiamo iniziato questo esperimento ragionavamo, io stesso ragionavo molto in termini di unità stratigrafiche, di diagrammi stratigrafici. Come qualcuno sa, da qualche parte a un certo punto questo intero sistema sta andando, dal mio punto di vista, in crisi, perché i miei interessi sono diventati diversi, e adesso facciamo un po' di fatica a riorganizzare tutto quanto, ma diciamo, secondo me, uno passetto in avanti l'abbiamo fatto. Ho parlato troppissimo. Tocca a te? Lasciavo il posto a Betta, perché lei vi racconterà semplicemente in maniera molto atecnologica, se non ricordo male. Non si deve preparare. Sì. Internet. Io volevo rispondere a un sacco di cose in realtà mentre Enrico parlava. Secondo me poi ne ha passate tante e tan blubbantente, mi sono passate di mente parecchie di quelle che ha detto, perché non ho preso appunti, che non sono andato su Titan Palace, me lo stavo leggendo mentre iniziavi a parlare, molto bello. Allora, anche se il viola sei te e il giallo è lui, il giallo è il contrario. Allora, Ian Odder, divino, ma raramente è sceso dall'Olimpo, anzi quasi mai è sceso. Odder rappresenta quello che secondo me sono i post-processualisti veri, molti problemi, quasi nessuna risposta, che alla fine tutto il lavoro...
del vero post-processualista è grandi, grandi problemi, continuano ad avere problemi ogni volta che vengono dati, ma come si dice, non quagliano mai. No. Mica tanto, metto sapendo di mentire. E va bene, a parte questo, ma tanto siamo qui per discutere, e va bene, va benissimo, io ho estremo rispetto di chi fa la teoria e poi la applica, quindi non è che mi sconvolgo più di tanto. E, mentre invece, saltando di palo in frasca e passando all'iPad, se per certe cose Enrico c'ha anche ragione, però io ci lavoro tanto, noi ci si lavora tutti tanto. Innanzitutto è plasmabile. È plasmabile esattamente come è sempre stata la nostra filosofia. Elettrodomestico ci vogliamo lavorare dentro. Abbiamo cominciato a scriversi le nostre app, apposta per, non dico automatizzare, ma per regolare le nostre operazioni di scavo e di registrazione dello scavo. Non solo. C'è una grande dote, come te, voi avevate avuto il problema a Gorti a tempo limitato, io ho il problema per esempio a Mirandolo o anche a Castiglioncello del Trinoro, dove sono in cima a un monte e l'unico modo con cui posso lavorare è con la rete, con il wifi direttamente e con la telefonia, e questo facciamo. E ho il problema, e questo qui me lo risolve benissimo l'iPad, di non dovermi ritrovare la sera a mettermi davanti allo schermo con tutti i miei responsabili a ributtare giù tutte le... No. Una piattaforma video in cui c'entra tutto quello da vedere in dettaglio, ma il nostro argomento non è presentarla, e collegata in wifi che ognuno usa le cose che sviluppa, sai, poi sviluppiamo questa, noi abbiamo sviluppato l'altra. No, il gioco è quello buffo che uno dice mi ingegno a usare quello che Apple o altri mi mettono a disposizione, ma se invece ragiono in termini web 2.0 ho delle piattaforme straordinarie che stanno sul web e mi collego. Quello è il mio... Quello è il mio, quella è la mia, è il quaderno di scavo, io non l'avrò mai nella scuola di Atene, perché insomma sta, no? E in realtà è quell'iPad dove io la sera prendo e trasporto tutti i miei pensieri, se lui un po' ha fatto eccetera eccetera, all'interno degli archivi delle mie piattaforme, senza bisogno di rimettermi a scrivere, io non voglio più la carta ad esempio, poi mi fa piacere, ci sia anche questo, si vede, anzi so che l'avete parecchio sviluppato, però... Il giochino è quello degli americani a Pompei, quella è stata la nostra pubblicitaria che c'è stata. Noi, come al solito la nostra filosofia, cerchiamo di usarlo come strumento vero di lavoro e di produzione di dati da catastare. Poi si vedrà, poi magari ci verrà noia. Io aspetto con insistenza a aprile, quando uscirà le pede anche la macchina fotografica, non ho bisogno neanche più di importarmi le foto. No, volevo fare una precisazione proprio sull'iPad, visto che stavo traconballo sia il professor Zanini nella realtà sia su TitanPad da Stefano Costa. Allora, noi non è che ci sforziamo di andare dietro alla Apple, perché a noi nessuno ci paga, semplicemente, ecco, appunto, sì, nel senso, questo non è assolutamente così e non ci sarebbe motivo di farlo. Il fatto è questo, il nostro tentativo è cercare di standardizzare la documentazione che produciamo, e vogliamo farlo in digitale, che abbandonando il diario cartaceo, l'agenda con le OS e quant'altro, e gli strumenti che l'iPad ci fornisce, a parte il GIS, come ho detto prima, che al momento ha dei limiti, per tutto il resto sono strumenti di primo ordine, cosa che non fa per esempio in questo momento Android, che non fanno i netbook che sono degli ibridi tra un notebook tradizionale e un tablet PC, che però insomma, non essendo né carne né pesce non svolgono nessuna delle due funzioni di fondo. Questo, secondo noi adesso, in questo momento, l'iPad è il migliore strumento per fare una gestione dei dati direttamente sullo scavo per come vogliamo farla noi. Ecco. No. Il gioco è, se sente di guadagnare il 2.0 di rete, diciamo, tu devi praticamente ragionare in termini di software, cioè di cose che stanno, che vivono, nascono nella rete. Tutto può essere. No, non devo trasportare la rete, la filosofia è questa la differenza. Ma la logica è tra un oggetto che viene messo a disposizione della rete, cioè che nasce fuori dalla rete e viene messo a disposizione, in cui la rete fa sostanzialmente la casa di rete, cioè in buona sostanza, e una cosa che invece nasce,
Sì, però nel senso, qui c'è la differenza tra hardware e software. Il software può stare dentro la rete, l'iPad come un computer normale non può stare dentro la rete. Poi ovviamente tutto quello che noi produciamo lo mettiamo in rete perché è... Ma anche noi ci lavoriamo, mi sembra, abbiamo fatto vedere. Comunque. Yanoder ha licenziato la sua intera equip, che se ci pensate, quando si è diffusa la voce nel mio gruppo di lavoro, ha detto è finita, ma io non l'avevo mai assunti, quindi non c'era problema. Yanoder ha licenziato la sua intera equip, che ha portato avanti in questi anni il Chatello Yuk, perché ha fatto questo ragionamento: voi siete bravissimi, ma la ricerca ha bisogno di idee nuove. Ed è talmente radicale in questa cosa che si è permesso di fare questa cosa. Ma insomma, diciamo, questo era per dire. Ah, Stefano, forse. Una cosa anche prima nel commento sul, diciamo, non volevo criticare per dire che sta seguendo la moda Apple. Non mi piace, devo dire, proprio mi causa problemi invece vedere sul sito della Apple Pompei. Perché vuol dire, cioè vedo l'archeologia svuotata completamente di significato, usata come così, specchietto per le allodole, per chi invece vuole fare qualcos'altro. Però mi preoccupa vedere che per portare avanti la discussione che facciamo oggi sull'utilizzo delle tecnologie e della rete in archeologia, comunque un punto fisso sia, sappiamo che usciranno delle macchine digitali più potenti, sappiamo che uscirà l'iPad con la macchina fotografica, come se ci bastasse stare qua seduti, tanto l'evoluzione tecnologica succede comunque e a noi no, però se io faccio le voci con un Porsche Cayenne, messo un Porsche Cayenne di tutto, io metterò la mia capacità dentro un Porsche Cayenne di tutto e che fa andare più forte. Sono circa 15 anni che Marco e io discutiamo di questa cosa, lui ha sempre comprato una macchina più potente, io ho sempre comprato mentre io. Vabbè, credo che questo sia, ma io sono già messo in Vabbè, niente, poi ne riparliamo magari dopo. Non facciamo più parlare Elisabetta. No, molto brevemente, sulla questione iPad, cioè non ci fissiamo su iPad, Apple, non è quello, cioè non è Berlusconi o una volta Apple si fissava con i controlli IBM, adesso diciamo, i nuovi fricchettoni si fissa, prendono con Apple, cioè non sta proprio lì la questione. La questione secondo me è a monte, è un po' più semplice. Il tablet è uno strumento comodo per lo scavo. Perché è facilmente trasportabile, perché ha un'interfaccia immediata, eccetera. Nei tablet noi abbiamo deciso di usare iPad, io per esempio non sono d'accordo con quello che diceva Stefano prima, cioè Android a livello di GIS ad esempio è una di meglio, se vogliamo andare a vedere, no? Cioè non è una questione, io non mi fisserei né Apple né Android, né, scegliamo, cioè, decidiamo, o meglio, vediamo praticamente che il tablet è comodo sullo scavo. Questo è il concetto, secondo me. E sostituisce completamente la carta. La direzione dovrebbe essere quella. E secondo discorso era la rete. Anche noi abbiamo discusso all'interno del gruppo prima, quindi c'è stato. La mia posizione era all'inizio, era effettivamente, cioè, facciamo tutto in rete. Poi il problema anche qua sono pratici, sono molto terra a terra, perché sì, buttare un post su Facebook con la chiavina a Mirandolo è fattibile, ma cominciare a buttare dentro le OS comincia ad essere un casino, ok? O come diceva Enrico prima, Wi-Fi non c'è neanche a Cortina. Quindi è chiaro che la direzione secondo me sarà quella, ma non è che un tablet, che sia iPad o l'Android Samsung, di cui si parla benissimo, piuttosto che non ti permette di andare a compilare un OS online. O a discutere su una wiki o a mettere documenti, no? Quindi cioè io queste infrastrutture a noi piace Apple, va bene, cioè qualcun altro piace qualcos'altro, no? Però queste sono infrastrutture, cioè nel senso quello che conta è un tipo di tecnologia che effettivamente sta avendo
un'esplosione fortissima su, ha grossissimi effetti di mercato, perché oggi non abbiamo parlato dell'editoria elettronica, insomma, ma per dire si aprirebbe tutto un altro mondo con i tablet, no? E che per lo scavo funziona benissimo, perché io ho un affarino grande a questo modo che me lo tengo sull'area e ci faccio tutta la documentazione e tutti quei quaderni cartacei che avevo nel mio zainetto, che alla fine c'era una pila enorme, li elimino completamente. Cioè, devo fare uno schizzo, io poi che sono negato ad esempio a disegnare, probabilmente sull'iPad ho fatto l'approccio, ti preimposti uno schizzo della tua area e ci disegni sopra. Cioè, le stupidate, ma sono quelle che ti risolvono in qualche modo alla fine, no? Cioè, nello esempio, tutti i terminali che noi usiamo sullo scavo, non sono ovviamente questa chiacchierata, tutti i terminali che noi usiamo sullo scavo sono anche dipendenti dalle condizioni in cui noi ci troviamo a operare. Nel senso, noi per esempio a Gortia non potremmo minimamente pensare di usare una cosa di questo genere, perché non solo non si vede, ma sarebbe disfatta entro 40 secondi dalla sinergia vento-polvere. Il vento tira normalmente a 50-60 km all'ora, meno male che c'è, perché altrimenti moriremmo di caldo, letteralmente bruciati, e la polvere è costante. Quindi diciamo, noi abbiamo già un problema tecnico a tenere ferma la stazione totale, per intenderci. E abbiamo un problema tecnico sulle fotografie, diciamo. Quindi diciamo, il problema non è quello del terminale che usiamo, no? Nel senso che esistono dei computer, software, ne abbiamo comprati anche alcuni come dipartimento, dei computer portatili che hanno batterie speciali e gusci speciali che consentono di essere utilizzati anche in ambienti estremi, di usare per esempio Emanuele Papi in Marocco e in Egitto dove lavora. Non è tanto un problema di terminali, ognuno sceglie i terminali che crede, il problema è capire questi terminali che cosa fanno, cioè se sono connessi, cioè se lavorano su una cosa, oppure se producono con i loro strumenti interni dei prodotti che a noi ci piacciono. Questo è poi sostanzialmente il problema. I tablet fanno entrambi, infatti appunto l'argomento, siccome l'argomento di oggi era la rete, non tanto il tablet che cosa ci fa, perché quello che fa il tablet dipende poi sostanzialmente dall'evoluzione e ahimè dipende anche moltissimo da dove va il mercato, e noi sappiamo che il nostro mercato è un mercato inesistente. Non a caso l'applicazione che avete visto prima, scherzando, vi facevo vedere il diagramma stratigrafico di Harris, ragazzi, hanno implementato un strumento concettuale che ha 35 anni, anzi 38 per la verità. Cioè, voglio dire, è un problemone, eh? Cioè, in questo mondo che cambia con questa velocità, noi stiamo ragionando sul fatto che una società informatica, o chi l'ha fatto, ha implementato uno strumento, per carità di Dio, ma che si basa su uno strumento concettuale che ha 35 anni e che è un problema serio di suo, no? Cioè, da questo punto di vista. Infatti ridevo un po' facendovi vedere le foto pubblicitarie, perché fa delle cose, cioè ci fanno delle cose che uno si deve porre il problema, ma mi servono davvero? Cioè, questo è il problema.